Ciao a tutti e bentornati nel mio canale YouTube. Io sono Laura e in questo video tutorial vi spiego come si realizza il punto Margherita, chiamato anche punto Stella. È un punto molto bello, è adatto a tutte le creazioni ad uncinetto e si può realizzare con qualsiasi filato e numero di uncinetto. È un punto che ha bisogno di un multiplo di 2 più 1 ed è facilmente da realizzare. Praticamente sono due giri che si alternano per creare le margherite. In questo video tutorial io lavoro con un filato in acrilico e uncinetto da 5 mm. Quindi vi lascio al video tutorial e vi auguro buon lavoro. Il punto Margherita ha bisogno di un numero di catenelle che sia multiplo di 2. Io ho avviato 24 catenelle. E aggiungo un'altra catenella e lavoro il primo giro, un giro di punto basso. Salto la catenella, il punto che sta vicino all'uncinetto, dal secondo inizio a lavorare un giro di punto basso. Ho lavorato 24 punti bassi e ora inizio a lavorare il modello. Il punto stella si lavora su due giri. Inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il lavoro, entro con l'uncinetto nella seconda catenella e prendo il filo e ho sull'uncinetto due asole. Entro con l'uncinetto nella terza catenella del punto, prendo il filo e ho tre asole sull'uncinetto, rimango così, non chiudo. Entro con l'uncinetto alla base del punto e ho 4. Entro con l'uncinetto nel prossimo punto di base 5 asole. Entro nel prossimo punto ancora 6 asole, prendo il filo e chiudo, faccio una catenella e ho lavorato la prima margherita. La seconda, entro con l'uncinetto qui dove ho fatto il punto di chiusura, prendo il filo e rimango con ho due asole sull'uncinetto, entro in quest'asola qui. Prendo il filo e ho tre asole. Scendo alla base del punto, 4. Entro nel prossimo punto di base, 5. E nel prossimo punto ancora 6. Quindi devo sempre avere 6 asole sull'uncinetto. Prendo il filo e chiudo tutto insieme. Catenella. Ho lavorato la seconda margherita. Continuo. Entro con l'uncinetto qui dove ho fatto la catenella di chiusura, prendo il filo due volte, quindi ho due asole sull'uncinetto. Poi entro in quest'asola qui. Prendo il filo, tre asole. Scendo alla base del punto 4, entro nel prossimo punto di base 5, nel prossimo ancora 6. Prendo il filo e chiudo tutto insieme. Blocco con una catenella. E ho lavorato la terza margherita. Diciamo queste sono mezze margherite, perché come appunto vi dicevo, il punto margherita si lavora su due giri, sul primo giro si lavorano le metà e sull'altra parte, sull'altro giro si lavorano le altre metà delle margherite per completare.
Proseguo allo stesso modo. Entro l'uncinetto nella catenella, prendo il filo e ho due asole. Entro in quest'asola 3, alla base 4, nel prossimo punto di base 5 e nel prossimo ancora 6. Quando ho 6 asole, chiudo tutto insieme e blocco con una catenella. Continuiamo in questo modo. 2, 3, alla base qui, 4, 5 e nel prossimo ancora 6. Chiudo insieme e blocco con una catenella. Guardate che carino. E proseguo così fino alla fine del giro. Sono quasi arrivata alla fine del giro. Lavoro l'ultima margherita. 2, 3, 4, 5. E 6. Chiudo con una catenella e lavoro un punto mezzo alto nell'ultimo punto del giro. E abbiamo concluso il primo giro, le mezze margherite. Ora continuiamo a lavorare il secondo giro dove andiamo a chiudere le margherite. E lavoro in questo modo, 2 catenelle. Questo giro è molto semplice, si lavorano due punti mezzi alti in mezzo ad ogni margherita. Quando noi abbiamo chiuso, si è creato questo punto qui. Noi entriamo qui e lavoriamo due punti mezzi alti. Filo su uncinetto, entro nel prossimo che è questo e faccio due punti mezzi alti. Uno, 2. Filo su uncinetto, salto nel prossimo punto centrale della prossima margherita, che è questo qui, e lavoro due punti mezzi alti. 1, 2. Filo su uncinetto, salto nel prossimo, che è questo qui, un punto mezzo alto, due punti mezzi alti. Filo su uncinetto, prossimo, questo qui. 1, 2. Filo su uncinetto, successivo. Quindi due punti mezzi alti in ogni mezza margherita. E guardate che carino. Con questo giro abbiamo completato le margherite e continuo così fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, ho lavorato l'ultima margherita, filo su uncinetto, concludo il giro con un punto mezzo alto qui dove abbiamo il punto finale. E in questo modo abbiamo realizzato il punto margherita. Guardate che carine. E ricominciamo lavorando il primo giro, le mezze margherite. Iniziamo allo stesso modo, 3 catenelle, 1, 2, 3. Volto il lavoro. Entro nella seconda catenella del punto, prendo il filo due volte, entro nella terza catenella tre volte, alla base dove c'è il primo punto 4, punto successivo 5, successivo ancora 6. Prendo il filo e chiudo tutto insieme, catenella, e ho realizzato la prima margherita, mezza margherita. E
Entro con l'uncinetto qui, dove ho appena realizzato la catenella, prendo il filo, due, nell'asola sotto, tre, nel punto alla base, quattro, punto successivo, cinque, e successivo ancora, sei. Chiudo tutto insieme. Catenella. Di nuovo. 2, 3, 4, 5, 6. Chiudo insieme, catenella. E lavoro così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro e chiudo con un punto mezzo alto. Passiamo al secondo giro per completare le margherite. 2 catenelle, volto il lavoro e di nuovo faccio 2 punti mezzi alti per ogni margherita. Filo su uncinetto, apro bene per vedere il punto, è questo qui. 1 punto mezzo alto e un altro punto mezzo alto. Filo su uncinetto, la prossima margherita è questa. 1, 2. Prossima è questa. 1, 2, 1 e 2. E continuo a lavorare così fino alla fine del giro, 2 punti mezzi alti per ogni margherita. E chiudo il giro con un punto mezzo alto sull'ultimo punto. E guardate che carino, è veramente un punto molto molto bello. È facile da lavorare. Quindi si lavora su due giri, il giro 1 e il giro 2. Al giro 1 lavoriamo le mezze margherite e al giro 2 lavoriamo le altre metà delle mezze margherite per completarle. Veramente un punto molto molto bello. Quindi in questo modo si realizza il punto margherita. Io ringrazio per la vostra attenzione, spero che questo video tutorial sia stato di vostro gradimento. E vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!